Ciao a tutte aliens. Aliens. Che cavolo! Ciao a tutte aliens. Oggi sono qua con questo trucco che è per le bionde. Finalmente l'ho fatto. Molte ragazze mi chiedono: fai un trucco per le bionde con gli occhi azzurri? Fai un trucco per le more con gli occhi marroni? Per quelle con gli occhi verdi? Allora adesso inizio a farli. Solo che, ma che bei vocoli mi sono venuti oggi. Mai mi sono venuti così. Mai. Cosa sta succedendo? Vabbè. Sono dei capelli che vorrei io, proprio tenerli così naturali, non così. Vabbè, comunque. E allora adesso inizio a farli. Metto da parte un po' i trucchi che mi avete richiesto con le foto e faccio un attimo questi. I due occhi sono diversi. Mi sono tutti diversi. Purtroppo sì, questo qua è un po' più inclinato, questo qua è un po' più dritto, questo qua è meno sfumato, questo qua è un po' più sfumato, questo qua è un po' più scuro, questo qua non è un po' più scuro, perché gli ho fatti prima questo, poi quest'altro. Perché insomma facendo così se li fai diversi, uno prima e uno dopo ti parte un po' la mano, perché è un agglomerato di sfumature. Quindi vi consiglio di farli tutti e due insieme, fate un passaggio di qua e lo rifate di qua, fate un passaggio di qua e lo rifate di qua. Una cosa che non ho fatto vedere nel tutorial è che metto questa matita qua sopra, dentro l'interno sopra, perché non l'ho fatto vedere niente. Spero che vi piaccia e di altri ne farò altri così, me l'avevano richiesto in tante, quello per le bionde, e quindi faccio. Ma in questo video voglio sfatare il mito che alle bionde sono bene solamente gli occhi, a quelle con gli occhi, ce la faccio, a quelle con gli occhi chiari stanno bene solamente i colori scuri, tipo il nero, il grigio, eccetera, perché ho usato un bronzo, però ovvio che con quello da sera ho usato un bel po' di nero, perché è così, a quelle con gli occhi chiari sta bene il nero, però non vuol dire che se una non gli piace il nero, però gli occhi chiari devo usare solo il nero, se no non la risalta, capite? E niente. Io adesso ho un buco nei pantaloni. Io adesso vi mando un grosso bacione. Vi lascio il tutorial che è già lungo di suo. E basta. Ok, inizio. Ho già fatto le sopracciglia con i set di Catrice. Quello per le sopracciglia, appunto, i set ombretti, i due ombretti. Adesso vado ad usare una base. E uso la Love Stage perché in questo periodo uso sempre questa. Dell'Essence. So che l'ho già fatto. La applico qua sotto e in tutta la palpebra mobile. E lo metto anche un po' qua perché non ho solo un punto luce qua. Adesso dobbiamo decidere che prodotto usare. Innanzitutto io, come faccio di solito per rendere ancora la palpebra più pulita, metto il correttore qua per anche delineare ancora di più le sopracciglia. Perché sto andando alla sinistra? Vabbè. Da quando ho fatto il video using the opposite, mi trovo bene anche ad usare la sinistra. Ok, basta. Ok, adesso io ho due prodotti che si equivalgono, però il prezzo è ovviamente diverso, che sono lo Stay All Day della Essence, che è lo 02 Glammy Goes 2, e il Long Lasting Stick della Kiko, che era 07. Allora, io ve li swatch, più o meno il colore è sempre lo stesso. Forse lo 07 della Kiko, sì, è un po' più caldo. Dimmi, ok. Questo qua è il Long Lasting Stick e questo qua è quello della Essence. Il Long Lasting Stick costa di più. Però, beh, voi scegliete quello che volete. Io l'ho comprato dopo. Ho comprato dopo questo. Quindi, prima usavo sempre questo. Ma siccome questo qua costa di meno, faccio tutorial con questo. Così magari forse l'hanno in di più. E lo applico. Avviciniamo lo specchietto, sono cieca. Lo applico su tutto l'occhio. Ne basta veramente poco. Con un mignolino. Vado a insistere su questa parte qua dell'occhio. Sì, vado ad insistere, stavo dicendo. Caduto. Ok, e adesso
applico un altro strato e quello che mi rimane sul dito lo vado a sommare verso l'esterno, così. Così da non fare la patacca, ma vedere che va a finire da qualche parte. Adesso vado a prendere la mia Metallic Stone perché ci serve un bronzo. Cos'è? Era un po' sul doratino bronzo. Ci serve un bronzo un po' più carico. Prendo un pennellino angolato e prendo questo bronzo qua. Adesso vado a sfumare. Con un fluffy brush, o un blending brush, quello che è, vado a prendere. Wow! Mi sono sporcata la dito. Sempre lo stesso bronzo, se magari se non lo contagiamo con altri. L'ho scosso perché sono polverosi questi ombretti, molto scriventi ma polverosi purtroppo. Con una matita, questa qua è la Vibrant Pencil della Kiko, la 600, vado a fare una righina che finisce a metà occhio. Con il pennellino dietro inizio a sommarlo verso l'alto. Ok, mieto anche un po' con le dita. Ok, adesso prendo un ombretto opaco che è il 180 di Kiko, solamente per fare ancora di più la sfumatura, ma vi potete fermare anche qua volendo. Pennellino piccolo e vado un po', lo scarico, lo sfumo ok. Ora andiamo con la parte da sera, che serve questo trucco qua della sera, proprio improvvisato. Fa venire un bel po' di fallout, quindi ho fatto bene a fare la base dopo. Conosco i miei ombretti. Niente, sarà uno smokey eyes, un agglomerarsi di colori e cercare. Scusatemi, è da prima che c'è sta briciola che mi fa diventare idiota. È un agglomerarsi di colori fino a trovare la colorazione giusta, la sfumatura giusta. Ok, quindi iniziamo. Uso principalmente la Metallic Stone, i derivati del bronzo della Metallic Stone, quindi questa riga qua e questo. E del 180 di Kiko, che è il nero opaco, che ormai è brillantinato, però vabbè. Iniziamo. Sono tutti questi colori qua, quindi cioè, non ve li sto neanche a dire, sono questi qua. Questi. Prima cosa lo scotch.
Ok, non ho registrato una parte perché non l'ho spiegata. Ho usato il rolling stick perché aveva la puntina già fine, per andare a mettere del colore qua fino a qua. Adesso ce ne rimetto un altro po' e andare a fare questo punto luce qua per illuminare un po' più l'occhio. Ma lo potete fare benissimo anche con lo Stay All Day, con un pennellino oppure semplicemente con il mignolino. Vado a prendere l'eyeliner della Maybelline con il suo pennellino, che vengono insieme. Questi sono tutti sporchi. E vado a fare una rigagnina d'eyeliner, tipo quella che abbiamo fatto per il look da giorno. Ok, adesso con il pennello scarico vado a tirare su l'eyeliner. Sempre l'eyeliner. Questo qua dipende da voi come siete messe, perché alcuni dà noia e alcuni no. A me tipo non dà noia, però dipende. E metto l'eyeliner nero, lo uso come una matita. Ok, con il pennellino scarico faccio una sorta di sfumatura. Ok, poi con un pennellino d'eyeliner angolato vado a prendere o lo Stay All Day o il Long Lasting Stick, ma siccome per il punto luce ho usato il Long Lasting Stick, vado a prendere il Long Lasting Stick 07 di Kiko e vado a prendere un po' così. Ok, e vado a fare una riga sotto la matita, sotto l'eyeliner, cioè qua. Pulitelo, ne riprendo un altro po'. Vado a mettermi il mascara e poi torno.